Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vediamo come preparare la granita siciliana alle mandorle. Eh già, sto proprio parlando di quella densa e cremosa che si mangia con la brioche con il tuppo, a colazione oppure a merenda. È deliziosa e si pensa che venne creata nella città di Aci Reale, una perla barocca nel comune di Catania. Anticamente veniva lavorata in dei pozzi speciali nei quali girando una manovella aggiungevano alla neve delle mandorle e mescolavano continuamente finché non ottenevano questa speciale granita. Oggi vedremo come prepararla a casa propria senza gelatiera. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in un pentolino 1 litro d'acqua e 500 g di mandorle siciliane. Le utilizziamo per rimanere fedeli alla tradizione. Infatti la granita alle mandorle è l'eccellenza delle granite siciliane e teniamo molto a prepararla con ingredienti genuini. Inoltre le consigliamo a tutti, poiché le mandorle sono belle grandi e otterrete un risultato eccezionale. Adesso lasciamo che l'acqua con le mandorle sfiori il bollore. Poi spegniamo il fuoco e con un bimby pimer frulliamo finché otteniamo una poltiglia. Le mandorle sono ricche di vitamine e sali minerali. Inoltre sono efficaci nel preservare e mantenere la salute di arterie, cuore e ossa. Gustose inoltre anche come spuntino. Infine lasciamo le mandorle a macerare per almeno 4 ore, così rilasceranno lentamente tutti gli oli essenziali e le vitamine. Prendiamo una ciotola capiente con un passino e sopra mettiamo il cannovaccio, quale non deve mai essere stato lavato con detergenti aggressivi e profumati, altrimenti si sentirà lo sgradevole profumo del detersivo nelle mandorle. Poco alla volta mettiamo il composto di mandorle nel canovaccio e strizziamo il più possibile così da far uscire tutto il liquido. Ecco che abbiamo ottenuto il latte di mandorle. Abbiamo preferito utilizzare le mandorle rispetto ai panetti di mandorle industriali, così siamo certi della qualità del prodotto finito. Continuiamo il procedimento con il restante composto. Le mandorle secche non buttatele, bensì fatele seccare al sole su una teglia e aggiungetele ai biscotti, alle crostate o altro ancora. Doneranno un gusto straordinario. Non si possono fare però i macaron. Tornando alla ricetta, quando avremo ottenuto il latte di mandorle, lo trasferiamo in un pentolino e aggiungiamo 150 g di zucchero. Lasciamo sfiorare l'ebollizione. Poi cuociamo per 10 minuti a fuoco molto basso. Mescolando con una spatolina noterete che il composto comincerà ad addensarsi sempre di più. Prendiamo una teglia più capiente dove aggiungeremo acqua freddissima e ghiaccio fino ad arrivare a metà dell'altezza della teglia. Prendiamo un'altra teglia possibilmente da plum cake e ci versiamo il composto di latte di mandorle. Lasciamo che arrivi a temperatura ambiente nella teglia con l'acqua fredda. Poi mettiamo la teglia per plum cake in freezer per 3 ore. Eccoci qua, prendiamo una forchetta per muovere la granita e come si può notare lungo i bordi e sul fondo si sta iniziando a formare uno strato di ghiaccio, mentre nel mezzo in superficie è ancora morbida. Poi con un bimby pimer frulliamo per bene. Da notare come si sta montando e come cambia il colore. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo 1 ora in freezer. Per la seconda volta tiriamo di nuovo la granita dal freezer, la frulliamo con un bimby pimer, poi ricopriamo con pellicola e rimettiamo in freezer per 1 ora. Per la terza volta frulliamo con il bimby pimer e guardate che bella consistenza cremosa! È una delizia per gli occhi e per il palato! E viene l'acquolina in bocca solamente a guardarla. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa granita alle mandorle. Guardate che bella cremosa che è. Adesso la gusto. È buonissima, però adesso la devo mangiare come vuole la tradizione, con la brioche con il tuppo. Cosa posso dirvi? È uno spettacolo!
è fantastica. Subito si sente questo intenso gusto di mandorle, perché quelle che abbiamo scelto nella nostra ricetta sono proprio quelle siciliane, buone, belle, grandi e con questo delizioso gusto. Subito dopo però notiamo che è bella vellutata, cremosa come non mai. Con un solo assaggio vi porterà direttamente in Sicilia e insieme alla brioche a col tupo è veramente fantastica. Adesso sì che capisco perché in Sicilia la granita è così amata. Insomma, è buonissima, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video finisce qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.